L'ex campionessa di pattinaggio Matilde Ciccia è stata a Gioiosa Ionica per partecipare al convegno sul tema Genitori annullati. 10 volte campionessa italiana di pattinaggio su ghiaccio, quinta nel 1975 ai mondiali di Colorado Springs e agli europei di Copenaghen, è conosciuta per essersi classificata al sesto posto nel pattinaggio di figura ai 12esimi giochi olimpici invernali di Innsbruck 1976, miglior piazzamento italiano ai giochi olimpici fino al 2002, fin dagli anni d'oro delle sue indimenticate esibizioni. Qui siamo molto contenti di ospitare questa iniziativa promossa dal club UNESCO Naniglio di Gioiosa Ionica. È un percorso che il club sta facendo in questo suo anno di prova e come amministrazione comunale stiamo sostenendo, incoraggiando questo percorso che prevede alcuni momenti, tra cui quello di questa sera in cui si presenta il libro di Matilde Ciccia. Da questo punto di vista siamo molto soddisfatti, anche perché credo che vada riconosciuto il coraggio di proporre un'iniziativa come quella di stasera, in cui il libro, che tratta di argomenti molto, molto delicati, anche in un periodo estivo così un po' più leggero, devo dire che il presidente Vitetta ha avuto il coraggio appunto di proporre questa iniziativa. È un momento in cui è utile fare una riflessione anche su questi temi, anche per sottrarli ad una discussione che spesso finisce, diciamo, sulle televisioni nazionali in un modo forse un po' sguaiato, mi permetto di dire, e quindi a questo punto di vista credo che anche dentro questa nostra comunità si possa fare una riflessione su questi temi in un periodo così. È un libro testimonianza, un libro che vuole arrivare al cuore delle persone e anche alla testa, per far capire cosa succede quando non si è tutelati dalla legge, non sono tutelati né i genitori, tantomeno i bambini, e possono fare dei grandi danni. Quindi io ho voluto scrivere la mia testimonianza delle mie persecuzioni, dei miei problemi grandissimi e dei danni che hanno causato sia a me che a mio figlio. Quindi l'ho voluto scrivere perché i dottori mi hanno detto: scrivi, perché è importante tirar fuori tutto quello che è dentro, perché potrebbe farti male psicologicamente, e diciamo che un po' di aiuto me l'ha dato. Quindi io spero che questo libro possa essere d'aiuto anche a tanti altri genitori, tante altre persone che si trovano, che, spero di no, nelle situazioni di separazioni dove ci sono anche bambini, insomma. Ecco, spero tanto che questo possa aiutare a non fare errori che sono stati fatti nel mio caso, nella mia vita privata. Adesso invece sto scrivendo un altro libro che è un'autobiografia della mia vita privata sportiva. Cioè, io sono nata qua in Calabria, a Monasterace Marina, su una costa ionica, sul mare, e quindi la mia vita che parte da qua, dalla Calabria, per arrivare su al nord, dove io poi ho vinto 10 titoli italiani, quinto nel mondo, quinto in Europa, sesta Olimpiadi, ho girato tante piste di pattinaggio sul globo, nel globo, e per arrivare fino adesso, insomma, tutto qua. Adesso speriamo di trovare un altro editore che possa pubblicare questa mia autobiografia sportiva.